Benvenuti a tutti sul mio canale. Io sono Nancy e oggi parliamo di Su WitTV c'è il destino delle coppie a un mese dalla fine di Temptation Island. Ludovica e Christian si sono lasciati. I due si erano lasciati al falò. Ludovica, dopo un mese, ammette di essere più serena, più sincera anche nei confronti del rapporto con Christian per il bene di tutti. Al momento ha trovato un'altra casa, ripartendo da zero anche dal punto di vista lavorativo. È dispiaciuta che al falò non sia riuscita ad avere un confronto con lui costruttivo. I due si sono sentiti in questo mese, hanno provato a dialogare. In ogni caso, Christian non ha accettato questo distacco. Christian, dal canto suo, conferma che ci è voluto tempo per superare la fine di questa storia. Dopo il programma, lui dice che Ludovica non è stata in grado di esprimere almeno compassione per i suoi sentimenti. Secondo lui, lei non ci teneva. Ludovica, in effetti, ha più volte fatto capire di essere un punto del rapporto dove le mancava forse solo il coraggio di dire fine al rapporto, consapevole che Christian meriti più amore del suo che non c'è. La storia è chiusa. Lei dice di aver sentito il tentatore Andrea solo un paio di volte e spera di continuare a essere felice e serena come lo sono adesso. Alessia e Lino si sono lasciati. Dopo il falò i due si sono sentiti, ma alla fine ci sono stati solo litigi. Lino non ha mai davvero ammesso i suoi sbagli. Non si sono mai visti, però lei voleva avere un confronto diretto, che però non c'è stato. Alessia ritiene che la storia, nonostante questo, si possa dire finita. Lino ha capito di aver avuto un comportamento sbagliato, chiedendo scusa a Alessia per quello che ha fatto. Lino ammette che il loro amore era segreto, senza dimostrazioni affettive, e quindi senza vivere davvero i loro sentimenti. Grazie al programma ha comunque capito che Alessia non le manca e che Maika gli ha reso chiaro cosa vuole davvero oggi in una relazione. Con Maika si sono sentiti amichevolmente, ma non ha cercato di incontrarla. Vuole prima chiarire al 100% la situazione con Alessia, prima di procedere oltre. Gaia e Luca sono usciti insieme con riserva. Rientrati a casa, i due hanno litigato tantissimo e hanno scelto, alla luce di queste continue tensioni, di lasciarsi. Per Gaia i problemi vanno oltre l'amore, alla ricerca di una spensieratezza che non ha più. Si sente ancora con Yacoub, dicendo di sentirsi molto fortunata nell'averlo incontrato. Lui le sta supportando e c'è ancora in lei il desiderio di vederlo. Alex e Vittoria sono usciti separati e sono rimasti separati. D'altronde, questa era la coppia fake del programma. Si erano già lasciati da parecchio tempo prima di entrare nel programma. Ad un mese di distanza dal falò di confronto, l'amore tra Siri e Matteo procede in gonfie vele. I ragazzi stanno affrontando la loro relazione in modo completamente nuovo, riprestando fede ai propositi emersi nel programma e lei con una nuova consapevolezza del loro amore. Sono ancora felicemente fidanzati DJ Tony Rand e Jennifer Guardiano, seppur riescono a bisticciare anche nel video un mese dopo. Martina e Raul escono separati e restano separati. Lui si è fidanzato con la tentatrice Nicole e lei continua a vedere Carlo.